Non c'è una nuvola. Che bella notizia. Altro che la carestia del 46. Nel 46 mancava il grano, ma i pascoli c'erano. Io ho perso anche queste quattro punte. E le bestie non crepavano di fame come adesso. E 13. Mai vista una cosa simile. Ci mancavano anche queste. Quasi un anno che dal cielo non viene una goccia d'acqua. E guaio è che ora incominciano a crepare pure gli uomini. So io quello che vedo in giro. Ma questa è fortuna. E non solo di fame. Tifo, cari signori, se non ci stiamo attenti. E seppelliscono le carogne degli animali e se le mangiano. Bestiale naso, Luis. E quegli scimuniti dei nostri paesani continuano a correre dietro a Don Silvio e ai suoi rosari. La superstizione, che malerba! E voi, signor libero pensatore, sentiamo, che rimedio avreste da proporre? Sentiamo, sentiamo. Cucina economica! Alza bestia le dali, per favore, state a moto. Con questo caldo che c'è. No, ce lo punta più. Il governo deve mandare del grano. Ecco, dare da mangiare, dare da mangiare. Ma le cucine economiche già ci sono, il comune le ha aperte. E che fili! E il grano è già arrivato, ma non basta, non basta. Volete vedere che vince anche questa? Più nessuno paga i fitti, i furti non si contano più. La fame è una cattiva consigliera. Ha vinto, morte su pezzo! Ma che volete che uno credi? Sì! Sì, sì, sapete chi c'è? C'è lì. Cugino carissimo. Ci doneva la malannata per ricondurvi al nostro circolo. Non ci mettevate più piede dal giorno del processo, mi pare. Ma che, ricominciamo, dottore? Acqua passata, signor Marchese. Acqua passata, acqua passata. Malannata, sì, c'è proprio la mano di Dio sopra di noi. La vera mano di Dio che pesa sopra di noi è la nostra pigrizia. Tutti si organizzano, tutti si mettono al passo coi tempi e noi restiamo come dei barbari. Parola d'oro, proprio quello che stavo dicendo io. Ma che cosa c'entra, scusate, Marchese, la nostra pigrizia con la siccità? La siccità è un caso eccezionale. La verità è che i nostri impianti di coltivazione sono antiquati. Aragi moderni ci vogliono. Fattori moderni per le nostre olive che possono dare il migliore olio del mondo. Impianti moderni per le nostre cantine e faremo vini da battere quelli francesi. Tutti pazzi questi Roccaverdina. Ha scelto proprio il momento buono. Dottore, voi avete un brutto carattere. Campione grosso, ne porta che si è insegnato io. Cugino, ho saputo che avete fatto grandi impianti nuovi a Margetello. Qualcuno deve pure incominciare a rischiare, no? Bravo, e io rischio. Bravissimo. Scusate, Mario. Prego. Prego, Marchese. Marchese. Dunque, la volete fare un'altra? Meno non gli dici che volete fare? Non volete fare? Con voi non ci gioco. Ma che non sapete aiutare? Ma che non sapete aiutare? Avvocato, un su. Facciamo un'altra. E allora? Realmente vi siete deciso, Siete il marchese di Rocca Verdina. Potete diventare il padrone del paese. E non contate niente. Vi siete chiuso, rinserrato nel vostro buco come se il mondo non esistesse. Vivete sposato come un orso. Io bado ai fatti miei. Ma se il denaro non serve a far godere la vita, a che serve? Quando tutti vi davano addosso perché vi tenevate in casa la somma, io vi difendevo contro tutta la parentela. Giovane, belloccia, onesta, viva la faccia! Ve la potevate sposare e avreste fatto bene.
siete stato troppo buono. E volevo dire, lasciateli strillare e prendetevene un'altra. Non crederete di guadagnarvi il paradiso. Cugino, il paradiso è qua giù. Poi si diventa un pugno di cenere e pff, e tutto è finito. L'anima. L'anima. E chi l'ha mai vista un'anima? Ah, soltanto l'avvocato qui e gli altri illusi come lui che credono di parlare con gli spiriti. Voi materialisti fingete di ignorare le prove certe che abbiamo della sopravvivenza delle anime. Perché? Perché non vi fa conto. Ma i fatti ci sono, fatti sicuri, inoppugnabili. Fatemi il piacere, fatti che la scienza esclude. Non mi parlate della scienza ufficiale, è la più massiccia ignoranza. La scienza vuole fatti concreti, precisi. Avvocato, voi mi sembrate più superstizioso di Don Silvio. Sì, volevo dire, Don Silvio, sono mesi che dice e fa dire messe e rosari per la pioggia. Abbiamo visto una sola goccia d'acqua. E lasciate stare Don Silvio, cavaliere. Quello che fa lui per i poveri non lo fa nessuno. Corre tutti i giorni a cercare elemosine per gli affamati e a distribuirle. Don Silvio è più moribondo lui che tutti i moribondi. Non si regge più in piedi. E un giorno l'altro ci rimane secco se continua così. L'amore non volibidissi. Agrippina! Agrippina, che è? Mamma Grazia! Mamma Grazia! Signor Ca, figlio, che Dio ti benedici. Vieni, che ce n'è pronta. Vieni. Che sorpresa, caro nipote. È mio nipote, tu non lo conosci? Era una bambina allora, eh? Di vista sì, me l'ho fatto vedere Zosima dalla finestra. Passa spesso in carrozza. Com'è il mondo, eh? Nello stesso quartiere. Eh no, veramente voi siete del quartiere San Paolo. Ma non è l'America. E persone amiche non si incontrano per anni. E quando si ritrovano non si dicono niente, come se non si fossero mai conosciute, eh? Per noi il mondo è tutto fra le quattro mura di casa nostra. Anche per me, figlia mia, ma io sono vecchia, non me ne importa niente. Non importa neppure a noi, baronessa, ormai. Ah, tu con questo ormai, ormai. La zia mi ha tolto la parola di bocca. Ormai, perché? Perché così? Guardali, guardali. È da 5 giorni che non si muovono più da qua, meschinezzi. Eh? Stanno sempre qui sul sofà. Se morissero sarebbe un gran malaugurio per me. Dicevate la stessa cosa anni fa quando morirono Bella e Fifì. Mi strappano l'anima. Gli altri due li tengo in camera mia. E ho paura che si contagiano. Anzi, poverini,
È ora di andargli a dare il loro latte caldo. Gli fa bene, eh? Si sentono abbandonati se non li vado a vedere ogni tanto. Cristina, vieni. Vieni ad aiutarmi. Si parlava della carestia. La povera gente muore di fame, di disgrazia. Dicono che le cucine, come le chiamano? Economiche. E le cucine economiche del comune fanno molto. Minestre di riso, danno pane. Zosima. Certo. Zosima, sono molti anni che noi non ci vediamo e non ci parliamo. 10. Ho fatto molto male a voi e a me. Ormai. No, non dite così. Perché? La mia vita è stata finora un grande sbaglio. E forse anche peggio. Però non sono così vecchio da non poter rimediare. Tante cose sono cambiate. Io soprattutto. 10 anni sono molti. Siamo due fantasmi usciti chissà da dove, non vi pare? Se noi ci fossimo incontrati un anno fa, io non vi avrei parlato così. Ero un altro uomo anch'io, ero una bestia. Odio il mio passato e voglio liberarmene. Voglio vivere come gli altri, in mezzo agli altri. E non lo so, oggi sento per la prima volta che qualche cosa sta per cambiare. Per me e per voi. So che mia zia vi ha parlato di tutto questo. La baronessa è buona e si illude, ma io non ci credo più alle illusioni. Lo sapete quello che è successo a casa nostra. Mi sembra naturale che le disgrazie si seguano e continuino. E non sareste contenta se invece... Veramente, Zosima. Non sono più abituata a sperare. Se queste cose ve l'ho volute dire io è perché ci ho pensato, ci ho creduto e perciò io vi prego... Io vi prego di non togliermi ogni speranza. Riflettete, io non vi chiedo una risposta immediata. Parlatene con mia zia. Adagio, piano ragazzi, bravi. Adagio, basta! Adagio, figliuole! Adagio, così, piano. Questo, in processione, non ce la faranno se uomini a retro. Grazie, signor Marchese. Chissà come ci invideranno i canonici della chiesa parrocchiale. Le sentirete, signor Marchese? Sì, se le sentirete! In casa mia sono padrone di fare quello che voglio. O devo chiedere prima il permesso al canonico Cipolla. O a Don Silvio, magari. Dentro che ci stava a fare. Benissimo, belle lavori. Rallegramento, eccellenza. Vita nuova, se è vero, quello che si dice. Voce del popolo. Voce di Dio, rallegramente. La casa è vecchia, vecchia di secoli. Via la polvere, via i rottami, aria! Benissimo, signor Marchese, gli auguri e grazie di tutto, anche a nome di tutto il convento. Signor Marchese, permette, vuole venire a vedere qua? Giù e fatelo una fiammata. Allora, mi scusi, signor Marchese. Ma ha dato lei l'ordine di abbattere quel zanetto? Sì, perché? Ma scusi! Ma il progetto era diverso! Architetto, i progetti si fanno e si cambiano. Ecco, guardate, io voglio buttare giù questo tramezzo e fare una stanza unica con quella attigua. E la porta? La porta? E la porta? E la porta, là! La porta! Quella finestra là rimane là, questa piccolina la buttiamo via e la apriamo qua dietro. Cos'è, più o meno? Scusi! Mi scusi,
Ma la finestra là non è possibile. Ma perché non è possibile? La porta là, quella finestra rimane là, quella piccolina si deve e si apre di qua. Via, già mezzo un locale unico, mi piace così, posso o non posso? Sì, come no. E voi chi siete? Chi vi ha fatto entrare? Era aperta. E che era aperta? Era aperta e si è già così. Che vuole? Siamo di Monica, eccellenza. Questo è mio figlio. Per il pascolo delle pecore. Veniamo sempre da queste parti. Ah, no? E si sono conosciuti, così. Conosciuti? Mio figlio è la vedova di Voscella. Come? Voglio dire, Agrippina, Solmo. E che c'entro io con quella donna? Coscienza deve personarci, ma i grandi meritano rispetto e noi non vogliamo offendere a nessuno. Ci hanno consigliato prima di decidere il matrimonio. E vi hanno consigliato male. Sì, quella donna è stata qui a servizio da me, ma poi si è sposata, è rimasta vedova e adesso è libero. Che c'entro io? Chi vi ha consigliato? Lei? Eccellenza no, un amico. Subito vi sposereste? Se Voscenza permette. La portereste a Modica? Se Voscenza permette. Che devo permettere? Non c'è gioia con quella donna, lo volete capire, sì o no? Fate quello che volete, andate al diavolo! Via, via! Certo che sarei contento che si sistemasse bene l'ischina. È sempre stata una brava ragazza. Un'altra al posto suo. Faccio una com'era lei qua. Si sarebbe fatto i soldi. Lei in mezzo. Questa cameretta e basta. E poi mai una parola di dispetto o di sdegno. Nemmeno dopo. Per lei il marchese di Gioca Verdina era Dio. E guai a dirne male. Brava, brava, brava ragazza. Bestia! Sono io che ti devo insegnare il mestiere? Così si fa! Così! E tu ti metti alla pari di quella donnaccia e ti stimi così poco da non sapergliela far dimenticare. Ma quelle disgraziate, figlia mia, non lasciano alcun segno. Se l'è tolta dai piedi ancora prima di chiedere la tua mano e forse pensando a te. Ma quasi 10 anni ha vissuto in quella casa con lei. 10 anni, mamma, è stata la pagiola là dentro per 10 anni. E con ciò? Una serva. Una serva che lui stesso ha dato in moglie al suo fattore. Chiuso. Finito. Ma perché? Ma perché stai a tormentarti così? Ma di che cosa hai paura? Di restare qui dovresti aver paura, questo sì. E sfiorire. Un anno dopo l'altro. Ma tu non ti rendi conto della fortuna che il cielo ti ha mandato. Ma pensa. Pensa a tua sorella, poverina. Che cosa le resterà da fare nella vita ormai? Ma chi vuoi? Chi vuoi che la sposi povere come siamo? Già? Cioè pensa a farsi suora in una che 15 anni, povera figlia mia. Questo che mi pesa di più, accettare la ricchezza così, senza essere sicura di lui. Ma tu puoi entrare in quella casa a testa alta, la tua famiglia è nobile quanto la sua,
E se tuo padre è buon'anima, che Dio lo perdoni, non avessi scialacquato tutta la nostra fortuna. La baronessa, eccola. Cosa gli dico a mio nipote? Lo vedete bene come sono queste ragazze, baronessa. Lo ha sempre aspettato, fedelmente e con fiducia. E ora che le ha fatto l'onore di chiederla, eccola lì, tutta piena di sé e di male. Ma diteglielo voi che può stare tranquilla, che il passato è passato. Posso assicurarti che quella donna gli è completamente uscita dal cuore. Mio nipote non ne vuole neppure sentire parlare. E ora c'è pure una bella notizia. Che notizia? La Solmos si risposa e se ne va. Sposa un contadino di Modica e va ad abitare laggiù. Sparisce. Non ne sentiremo parlare mai più. Io ci ho già acceso un bel torcetto a Sant'Antonio. E allora? Contenta? Questa sì che è una grazia del cielo. Vedete che avevate paura anche voi. Che discorsi sono questi? Ma che modo di ragionare? Ah, insomma, la Solmo sparisce. E mio nipote sta già buttando all'aria tutta la casa per accogliere la sposa. Se lo fa per accontentare a voi. Se non sente per me quello che io sento per lui. Ma lasciamo andare. Ti ostini? Per te lo fa, per te. Tutto bello, tutto nuovo, per te. Oh, Santissimo Cristo, na buon'annata nata a mannare, tutti gli campagni nata a benedicire, mia donna. È molto commovente, vero? Perché tardate a decidervi? Ditemi la verità, Zosima, perché? Per gelosia di quella? Ma di che cosa sospettate? Non sospetto niente. Voglio riflettere bene. E anche ho un po' di timore. Zosima, se io vi ho dato la mia parola... E potete esservi ingannato. Non si tratta dell'orgoglio di mantenere o no una parola. Ve ne prego.
Siate sincero anche con voi stesso. È per il vostro bene. E il mio. Zosima, io non so essere tenero, gentile come vorrebbe mia zia. Io non so parlare, mia zia ha ragione, io sono un orso. Però se è questo che temete, vi giuro che vi ingannate. Ho avuto tanto da fare in casa. L'impianto nuovo a Margitello e vi assicuro che certe mattine non so da che parte incominciare. Dico, vi dovrebbe fare piacere questa mia febbre di attività, dopo quel mio assurdo isolamento. Ma io di questo non mi sono mai lagnata. Io più vi guardo e più mi ripeto, questa è la donna che fa per me. La mia vera donna. L'unica speranza in questa mia vita così sbagliata. E allora, Zosima. Mia zia mi ha detto che in ogni caso vorreste un matrimonio semplice, solo i parenti stretti. Io pensavo veramente che il matrimonio di un Roccaverdina dovrebbe essere... Farò come volete. E allora? Non subito. Anche un matrimonio semplice in questo momento, con tanta gente che muore di fame, mi sembrerebbe di malaugurio. E non vi pare? E finirà per piovere un giorno o l'altro. Bel tempo e cattivo tempo non durano gran tempo, dice il proverbio. Il tuo crocifisso, vieni! Marchese, il vostro crocifisso! Potevate regalarlo a noi, del Duomo, invece di darlo ai frati, Marchese. Ma vi dava fastidio in casa quel crocifisso? Chi vi ha detto che mi dava fastidio? Don Silvio? Don Silvio? Perché Don Silvio? Che c'entra Don Silvio? Pure per i miei poveri. Ah, certamente, figurate. Don Silvio, curatela sta tosse, santo cristiano, cura. Adesso vado a chiamare il signor Marchese. Chi è? Ah, Don Silvio. Ve ne andate in giro con questa tosse? Non c'è, non c'è. È un santo, è un santo. Davvero che è un santo. E allora? Mi manda Gesù Cristo. Don Silvio, queste cose andate a dire alle vostre donnette, non a me. Che c'è? Che volete? Perdonatemi, eccellenza. Me ne vado, me ne vado. Perché siete venuto? Che volete? Siete stato voi che siete andato a dire in giro che quel crocifisso mi dava fastidio, eh? Che cosa?
Gli dava fastidio e noia quel crocefisso al marchese. Io? Ma come l'avete potuto pensare? Io anzi ho approvato, ho lodato una bella azione che toglieva una sacra immagine da un posto non degno. Non degno? Eh sì, e un crocefisso così, il suo posto giusto era la chiesa, l'altare. Io sono venuto per i miei poveri. Non so, forse ho sbagliato a parlare con superbi. Prendetevela con me, eccellenza. Quelli che hanno fame non ci devono andare di mezzo. E per questo? Ma che ci sono? Soltanto io, arrabbiato. Mi è rimasto appena grano che basta per me. Senza, ci penserà il Signore a riempirvi di nuovo i granai. La provvidenza di Dio. La provvidenza. E intanto la gente muore come le mosche. Ecco, tenete. Questo per farvi vedere la mia buona volontà. Che dovrei avere, la zecca? O stampare monete false? Grazie. Lo sapevo. Grazie. Non disperate della provvidenza, signor Marchese. La misericordia di me. Grazie. Grazie, signor Marchese, grazie. Tocchi. Agonia di sacerdote. È proprio per Don Silvio. Ma certo che è per Don Silvio. Ve l'ho già detto, agli estremi. Non c'è più niente da fare. Polmonite doppio e galoppante. Meschino. Delira. Dico, che fa? Parla nel delirio. Era ancora lucidissimo quando l'ho visto, ma non si può mai dire. Del resto lo aveva annunciato lui stesso 2 giorni fa a sua sorella. Sarà per giovedì alle 5. Abbi pazienza. Ora vediamo. E vediamo questa profezia. Gli uomini come lui non dovrebbero mai morire. E perché? La morte non rispetta nessuno. Muoiono tanti padri di famiglia. È un'ora che l'ho mandato a vedere che succede. Ma che farà quel cretino zitta? La morte. La morte. La morte. Non esiste la morte per nessuno, e tantomeno per un santo. Per i santi c'è il paradiso. Quello è il loro posto. E chissà come ci resta male, povero Don Silvio, quando scopre che il paradiso non c'è. Oh, voi non sapete quello che non dite. Non esageriamo, cavaliere Mergola, non esageriamo, un po' di buon gusto. Insomma, stiamo qui, orologio alla mano, a tirargli il fiato dal corpo. È sconveniente. E voi andatevene, chi vi già tiene? Potete andarvene voi a casa vostra, a cronometrarvi l'agonia. Dico, non ci sono mica soltanto io qua dentro. Signori, per favore, signori. Parlate come se io avessi un interesse qualsiasi alla morte di Don Silvio. Quasi si direbbe, tanto siete impaziente. Dico, ma che cosa volete insinuare? Signore, signor Marchese, c'è Titta. Ma c'è Titta. Da meno male, eh? Allora, Titta, avanti. E allora? È morto. Le 5:10. È morto proprio alle 5, mentre suonavano le 5. Era in sé? Parlava ancora prima di morire? Riconosceva tutti. La casa era piena di gente che piangeva. Ha riconosciuto anche me. E mi ha salutato. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu, et mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus. Signor Marchese, Voscenza non mi riconosce. Sono la moglie dell'Ele Casaccio. Sì, certo. Che volete? Voscenza, perdona se mi permetto. Voscenza ha fatto tanto per noi. È stata la nostra divina provvidenza. Come potevamo vivere io e queste poverine senza di lei? Ho fatto quello che ho potuto, non occorre che mi ringraziate. Ascolta, Voscenza. Voscenza, perdona. Per carità. Ha fatto 100. Sia buono. Faccia 101. Prendo a suo servizio questa creatura. È il più grande. Non occorre, senza soldi. Basta che gli dà da mangiare. Lo può mandare in campagna col Massaro. In quanto a mantenere gli altri, finché c'ho braccia e salute, mi arrangerò io. Ma come vi viene in mente? Che volete che me ne faccio? Poi ve l'ho detto, ho fatto quello che ho potuto. Lo so. Voscenza se lo ritroverà in paradiso. Il Signore deve rendergli grazia per 100 anni di salute e prosperità. A quelli che fanno morire a mio marito in carcere, il Signore gli deve dare fuoco in questa e nell'altra vita. È innocente, eccellenza. È innocente come Gesù Cristo. Che l'ho condannato io a vostro marito? Che c'entra Voscenza? Io parlavo per quelli che hanno ammazzato Rocco Criscione, buonanima. Ma intanto a me questi 4 figli, chi me li sfama? Almeno questo che è più grande, se lo prenda con sé. Lo può mandare di qua, di là, dove gli serve. È svelto, obbediente. Non gli darà nessun fastidio. Non gli sarà di peso. È impossibile, no, vi ho detto di no. Poi che me ne faccio? Vi ho detto di no. Ecco, statevi bene. Voscenza, benedica. Che fai qui? Perché non sei entrata? Voscenza me lo ha proibito, ma parto per Modica domani, volevo almeno vederlo. Vieni. Entra. Vederlo per l'ultima volta. Sto per morire, forse. Per te lo so, sono morto da un pezzo. Perché, Voscenza? Tu avevi giurato. Ti avevo fatto una proposta quel giorno, potevi rifiutare. Che t'ho costretto con la forza? Potevi rispondere di no. Ma tu hai giurato quel giorno. Ogni sua parola era un comando per me. Ho obbedito, ho giurato sinceramente. E poi? E poi? Nega se hai il coraggio. Tu mi hai tradito. No. Ti sei data a tuo marito come una sgualtrina e non era, non doveva essere tuo marito, l'avevate giurato tutte e due. No, per Gesù Cristo che deve giudicarmi, no. E lascia stare Gesù Cristo. Tu stessa me l'avevi fatto capire che ti faceva pena. Ti sembrava umiliato davanti alla gente. Me l'hai detto tu stessa, bugiarda. Questo sì, è vero, l'ho detto. Dopo 5 o 6 mesi piangeva, imprecava. Dobbiamo finirla con questa storia, diceva, non reggo più, che cuore hai? E dicevo, dovevate pensarci prima, femmine, ne avete quante volete. Ma di nascosto piangeva anch'io per il peccato mortale che facevo. Non sono mica di bronzo. E così piangevi, eh? E per chi piangevi? Dillo, eh? Piangevi per lui, piangevi.
E allora confessalo che ti sei data a lui. Dillo. No, 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 mi è successo che parli di carne, no! Non voglio mentire. Avevamo deciso di venire da Voscenza a pregarlo. Tanto, che cosa importava ancora Voscenza di me? Mi aveva data a lui. Ma il Signore ci ha castigati per la cattiva intenzione. E quella notte non lo fece arrivare a casa. Giusto in tempo. Sia fatta la volontà di Dio. Ora di me si perderà anche il nome. Vado via in un paese dove nessuno mi conosce. Che il Signore le dia ogni felicità, se è vero che lei si sposa. Pure tu ti sposi. È prima di me. Va, va. Quello adesso lo ami. Che disperazione, vado via. Vai, vai. Vorrei cascare morto uscendo di qua. Buongiorno, Voscenza. Serva. Serva, niente altro. Quando lei vuole. Pure tu. Se hai bisogno di qualche cosa. Come vuole Voscenza. Come vuole Voscenza. Come vuole Voscenza. Lo giuro, lo giuro, lo giuro. Come vuole Voscenza. Lo giuro. Come vuole Voscenza. Lo giuro, lo giuro, lo giuro.